Amici del Festival, siamo qui con Samuele Rossi, regista del primo lungometraggio in concorso a questa 11ª edizione del Festival del Cinema Indipendente di Foggia. La sua opera prima è La strada verso casa. Abbiamo qui Samuele. Innanzitutto, Samuele, allora, tu hai deciso di raccontare in questa opera prima un momento della vita di ognuno abbastanza particolare, cioè il momento successivo alla perdita di una persona cara. Il lutto non ci viene mai raccontato nella pellicola, ma lo conosciamo attraverso il racconto dei personaggi, sulle cui vite si ripercuote questa tragica esperienza. È un po' più difficile raccontare la morte o ciò che viene dopo la morte rispetto alla morte stessa? Beh, sì, possiamo dire che è più difficile. Quello che volevamo tutti noi, io e poi tutti quelli, sì, gli sceneggiatori, anche i ragazzi della troupe, della squadra, raccontare il dopo, proprio perché il dopo era fondamentale per evitare di cadere in quello che è la retorica del dolore, la patetica del dolore. Quindi, come dire, raccontare un'emozione facile, volevamo stare lontani anche dalla banalità del dolore, cosa che insomma in questi tempi dove in televisione il primo piano, la lacrima, la zoomata per, come dire, strappare un'emozione è spesso la via più facile per arrivare a coinvolgere il pubblico. Noi con i ragazzi abbiamo sempre cercato, sia visivamente che dal punto di vista anche di scrittura, di racconto, di rimanere molto lontani. Quindi il fatto del dopo ci aiutava a tenere in qualche modo il centro della storia su questo eterno presente, in cui il dolore lacera le persone, ma è un dolore raccontato attraverso la quotidianità, quindi persone che lo vivono in questo presente da ricostruire e che in qualche modo deve provare a guardare al futuro. Nelle vite dei vari personaggi che si intrecciano c'è un diverso atteggiamento nei confronti del dolore, un diverso modo di affrontarlo. Quello più, diciamo, che ha più forza, che lo affronta con maggior coraggio, è il personaggio di Giulia. Hai voluto affidare alle donne questa forza, questa capacità di affrontarlo, così come la sorella di Michelangelo, altre donne che sono da sfondo nella pellicola. Quindi hai voluto mettere in evidenza la forza e il coraggio delle donne. Guarda, sì, cioè, mi fa molto piacere che questa sfumatura del film, che poi non è tanto sfumatura, venga notata, perché ho cercato in scrittura e anche per raccontare il film di far emergere quello che è, a mio avviso, l'animo femminile e il carattere della donna, intesa come qualità in qualche modo che appartiene al DNA della donna, di affrontare la vita e in particolare il dolore, una capacità di reazione, un coraggio, una forza di volontà che per me appartiene in toto alla donna, mentre all'uomo affido più un percorso molto più tortuoso, molto più difficile, uno smarrimento iniziale che si contrappone a questo coraggio di Giulia in questo caso, ma anche di tutte le altre donne che sono tutte madri, che sono tutte in qualche modo sostegno fondamentale per quello smarrimento a cui invece l'uomo, la figura maschile, finisce per darsi per tutto il film, e sarà poi solo il finale, solo la forza delle donne a spingere l'uomo a recuperare un po' in qualche modo la strada verso casa. Tu sei un giovanissimo regista ed hai alle spalle già una carriera abbastanza, diciamo, corposa e importante. Come sei riuscito ad arrivare alla tua opera prima e quali difficoltà hai trovato? Guarda, la produzione di questo film si colloca come un percorso di chiusura di un ciclo che appunto vede un'esperienza che ho voluto rafforzare con attività sia nel campo teatrale che nel campo cinematografico, anche proprio per guardare altre persone importanti, registi importanti, lavorare in un film. E a questo binario, diciamo, è parallelo l'altro binario, che è la conoscenza di persone importanti come Giuseppe Cassaro, le musiche, Maria Rosa Raffuri, la fotografia, ma molte altre, Edgar al suono, non mi vengono in mente, ma insomma il costume, la scenografia, Gian Pietro, Bianca, insomma persone, tra l'altro tutte pugliesi, che hanno dato forza e spessore a questo percorso che per parte di questi ragazzi ha significato dare vita ai visivi, che è un po' la produzione che ha rappresentato la famiglia che ha generato questo film, che è un gesto non solo in qualche modo, almeno si spera, artistico, ma anche il simbolo di una voglia da parte di giovani professionisti appassionati di dare vita a un percorso artistico che prova in qualche modo a significare qualcosa all'interno del panorama nazionale e si spera anche internazionale. Tu li hai appena nominati, noi siamo doppiamente orgogliosi di avervi quest'anno al Festival, perché nel tuo cast tecnico compaiono
diversi giovani talenti pugliesi. Stasera sono qui con noi il direttore della fotografia Maria Rosaria Furio e Giuseppe Cassaro, l'autore delle musiche originali. Maria Rosaria, come ti sei trovata? Questa è la tua prima esperienza di lungometraggio? No, questa è la mia seconda esperienza di lungometraggio, ho già girato un film in pellicola, ma questa è la prima esperienza seria di lungometraggio per me. È stata dura portare avanti il film. Giuseppe Cassaro, l'autore delle musiche del film. Possiamo dire, Giuseppe, che dalla vostra collaborazione vengono fuori questi grandi risultati, quindi il futuro del cinema, soprattutto di quello indipendente, nasce probabilmente dalla cooperazione di ragazzi giovani come voi, di giovani talenti che si aiutano con budget ridottissimi? Indubbiamente sì. Se ripenso effettivamente al sogno quasi d'infanzia, la fortuna poi di portarlo avanti con Samuele, l'ho conosciuto 8 anni fa, eravamo molto più giovani, diciamo così, però effettivamente quell'energia, unita all'energia poi di tutti i ragazzi dello staff, ha fatto in modo che quel piccolo sogno si trasformasse poi in una realtà. Una realtà che ad oggi possiamo dire non essere solo di grandi produzioni o di grandi nomi, ma una realtà che è possibile anche a ragazzi che tutto sommato sognano di fare del cinema. Noi ringraziamo a questo punto Samuele Rossi, Maria Rosaria Furio e Giuseppe Cassaro per essere stati qui con noi. Arrivederci a tutti.